Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura parliamo dell'epidemia in corso, 21 i casi di variante Delta riscontrati nell'ultima settimana in provincia di Teramo. L'ASL interviene e decide di inviare sulla costa camper attrezzati per la vaccinazione e per i tamponi. L'iniziativa mira ad intercettare soprattutto i giovani non ancora vaccinati e la popolazione che deve ricevere la seconda dose. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Variante Delta in salita. Il Covid resiste in alcune zone dell'Abruzzo e Teramo è prima della lista con 21 casi riscontrati nell'arco di una settimana. L'ASL di Teramo decide così di dare un maggiore impulso alla campagna vaccinale che in questi giorni ha fatto registrare un trend al ribasso e avvia un'iniziativa sulla costa per rendere le spiagge Covid-free. Da venerdì 2 luglio un camper attrezzato sarà nei comuni costieri dalle 17.30 alle 22.30 per offrire alla popolazione la possibilità di sottoporsi a vaccino e a tampone. Si inizierà con Silvi per proseguire il 3 luglio a Martinsicuro, il 4 con Roseto, il 9 con Alba Adriatica, il 10 con Pineto, l'11 con Tortoreto e il 16 e 17 luglio con Giulianova. L'ASL di Teramo è arrivata a buone percentuali di popolazione vaccinata, spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia, ma non ci si può fermare. L'obiettivo è immunizzare un numero sempre maggiore di persone in modo da sperare in un autunno più sicuro per tutti. Con questa iniziativa si tenterà di intercettare soprattutto i giovani e gli adulti che non si sono voluti vaccinare, oltre a tutti i lavoratori impegnati nelle attività turistiche che hanno difficoltà a recarsi negli hub sul territorio. Il camper in spiaggia dell'ASL di Teramo sarà un'opportunità anche per chi deve ricevere la seconda dose, condizione fondamentale per proteggersi in generale e soprattutto dalla variante Delta, che alla fine dell'estate sarà predominante. A Teramo si sono avuti già 2 casi di ricoveri di pazienti che si erano vaccinati con la prima dose e che sono finiti in ospedale perché positivi e con disturbi respiratori. Torniamo ora a occuparci del disastro ambientale di Bussi sul Tirino. Da una riunione della scorsa settimana tra Ministero, Comune, Regione e ARTA sarebbe emerso che Edison è responsabile anche per le aree non incluse nel progetto Goio. Sebbene la multinazionale abbia presentato ricorso al TAR contro l'integrazione del progetto di bonifica, a dirlo il sindaco Lagatta, secondo cui ora è scongiurato ogni progetto di tombamento. Edison dovrà pagare anche per le aree non incluse nel progetto Goio. Sebbene sia ancora in atto il ricorso in Cassazione del colosso energetico riguardo le responsabilità dell'inquinamento, il progetto di bonifica dovrà integrare anche le aree oltre le discariche 2A e 2B, ovvero quelle non inserite nel progetto del commissario Goio del 2015. E questa è la novità, confermata dal sindaco Lagatta, che è emersa dalla riunione di venerdì scorso tra Ministero, Regione, Comune e ARTA, in cui si è deciso per un cronoprogramma che deve essere ancora messo a punto. Contro l'integrazione di quelle aree nel progetto di bonifica vi è però il ricorso di Edison, presentato al TAR d'Abruzzo a fine maggio scorso. C'era stata una sorta di polemica nata all'interno di alcuni partiti che in qualche modo sposavano la vecchia posizione del Ministero e dicevano va bene sì, però c'è solo il progetto per le 2A e 2B, delle altre aree che cosa succede? Oggi è stato chiarito che anche queste sono a carico di Edison. La sentenza del Consiglio di Stato di circa 20 giorni fa ha dato torto al Ministero dell'Ambiente sull'annullamento della gara per la bonifica. Quindi i lavori saranno effettuati dalla ditta belga che si era aggiudicata l'appalto nel 2018, la Decdeme, secondo un progetto che prevede la rimozione totale dei rifiuti tossici. Ora sotto il capping, il telo protettivo che Edison ha terminato di posizionare quasi 14 anni dopo la scoperta delle discariche. Si scongiura il rischio tombamento che era l'obiettivo di Edison. La fretta che ha messo Edison nel realizzare il capping era, oddio, non ha illuso nessuno, come si dice, l'obiettivo era chiaro. In questo modo in sicurezza e qua finisce il lavoro di Edison. Il Consiglio di Stato ha rigettato quest'idea che non era solo di Edison, purtroppo bisogna dirlo, e adesso quel capping deve essere tolto e devono cominciare a togliere i rifiuti. A Bussi sulla 2A2B la bonifica consiste principalmente nel togliere i rifiuti e portarli nelle discariche autorizzate.
E mentre i report dell'ARTA attestano che gli inquinanti continuano a contaminare acqua, suolo e aria nei pressi del fiume Tirino, manca ancora uno step per procedere alla bonifica. La Decdeme deve presentare, TAR permettendo, un progetto che integri nei lavori anche la bonifica di quelle aree escluse da Goio, progetto che dovrà essere approvato dalla conferenza dei servizi. Poi, se i procedimenti giudiziari dovessero confermare le sentenze precedenti, Edison dovrà risarcire la bonifica in base al principio chi inquina paga. Parliamo di scuola. La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore all'istruzione Pietro Quaresimale, ha deliberato il calendario scolastico 2021-2022. L'inizio delle lezioni è fissato per il 13 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per l'8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado, per il 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Il nuovo anno scolastico sarà una sfida importante per i nostri studenti, ha detto l'assessore regionale all'istruzione Pietro Quaresimale. Dopo la pandemia è necessario ricostruire il tessuto formativo, sociale e organizzativo della comunità scolastica al fine di tornare a vivere la scuola con le proprie inderogabili prerogative. Per questo motivo, ha concluso l'assessore, l'inizio del nuovo anno scolastico rappresenta una tappa fondamentale. La Regione Abruzzo ha predisposto interventi volti ad accogliere i ragazzi in sicurezza. Abbiamo destinato ad esempio un fondo di 1 milione di euro a favore degli istituti scolastici regionali per l'acquisto di termoscanner. Cambiamo argomento, si chiama 10.000 vele contro la violenza sulle donne. L'iniziativa presentata questa mattina da Astonautica Pescara e che si terrà il 4 di luglio. Paolo Renzetti. Presentato questa mattina a Pescara da Astonautica e da tutti i circoli partecipanti, l'evento nazionale denominato 10.000 vele contro la violenza sulle donne. Cambiamo rotta insieme, il grande flash mob nazionale della nautica italiana promosso dall'associazione di promozione sociale 10.000 vele di solidarietà di La Spezia, che vede la partecipazione della quasi totalità dei circoli e associazioni nautiche, porti e approdi turistici pescaresi e abruzzesi. L'evento si svolgerà in contemporanea in tutta la penisola italiana. Domenica 4 luglio dalle 11 alle 12 da tutti i porti costieri e dai laghi usciranno in mare contemporaneamente imbarcazioni e natanti a vela, motore, catamarani e canoe, issando un nastro rosso come segno convenzionale per dire stop ad ogni forma di violenza sulle donne. Un evento nazionale che si svolgerà in contemporanea lungo tutte le coste italiane, imbarcazioni a vela, a motore, catamarani, canottieri usciranno issando un nastro rosso. Astonautica di Pescara ha solo voluto mettere a sistema tutte le associazioni, i circoli, i porti, gli approdi turistici non solo di Pescara ma di tutta l'Abruzzo, che avevano comunque aderito in maniera entusiastica anche spontaneamente e anche volontariamente. Il lavoro di Astonautica è stato quello di valorizzare questa presenza e il valore di questa manifestazione simbolica. Ancora una volta utilizziamo il mare e la nautica, ma soprattutto la vela, in quanto anche un simbolo di team che non guarda età, non guarda sesso, non guarda differenze di ceto, ma tutti quanti insieme nella barca a vela si lavora individualmente ma collettivamente per raggiungere l'obiettivo, e l'obiettivo è quello appunto di sensibilizzare per porre un fine a questo crimine, a questo flagello del mondiale, come l'ha definito l'ONU, che è la violenza contro le donne, che non è solo quella fisica ma anche di tutte le altre forme. La cronaca, un parto sicuramente fuori dalla norma. Un equipaggio della base aeromobili della Guardia Costiera di Pescara ha portato a termine con un elicottero in dotazione l'evacuazione medica d'urgenza di una donna che ha partorito a bordo di un traghetto in navigazione nel mare Adriatico. Ricevuto l'allarme, l'equipaggio di volo della Guardia Costiera insieme al personale sanitario del servizio 118 di Pescara ha raggiunto la nave a circa 50 miglia nautiche dalla costa e ha preceduto al recupero della donna e del neonato mediante il verricello di soccorso. Entrambi in buone condizioni di salute sono stati trasportati nella sede del reparto di volo abruzzese, affidati alle cure del servizio del 118 di Pescara. L'attività è stata coordinata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, sede del Centro Nazionale di Coordinamento per il Soccorso in Mare.
Cambiamo argomento, 28esima edizione del Pescara International Music Festival parte oggi e dura fino al 25 d'agosto con tanti artisti sia locali che internazionali. Concerti sotto le stelle quest'estate a Pescara. Torna il Pescara International Music Festival, giunto ormai alla 28esima edizione. Diversi gli appuntamenti musicali che si terranno tra il 1 luglio e il 25 agosto nei luoghi più iconici di Pescara, come l'Ex Aurum e il porto turistico. Il leitmotiv è sempre lo stesso, grandi personaggi del panorama internazionale insieme ad altri, diciamo, più nazionali, locali, ma di spessore, insomma, di notevole caratura. E questa è stata sempre la nostra formula, che credo sia tuttora vincente. Ovviamente ci sono personaggi che provengono da vari generi musicali, perché questo vuole essere un festival di world music, non vuole essere etichettato né come un festival di musica classica, né jazz, né troppo etnico, né troppo popolare. Insomma, cerchiamo di abbracciare un po' tutte le, diciamo, un po' tutti i generi. Un'attrazione per pescaresi e turisti, ma che quest'anno rappresenta la ripartenza post pandemia. Riparte la città di Pescara, ma soprattutto uno dei settori che maggiormente hanno sofferto le restrizioni di quest'ultimo anno, quello dei concerti, che comprende una vasta filiera dagli artisti ai facchini. Questa 28esima edizione di Concerti sotto le stelle è una, diciamo, è un segnale, un ulteriore segnale che noi ci siamo, che siamo propositivi, che vogliamo appoggiare tutte quelle che sono le manifestazioni che ci vengono proposte all'interno del panorama culturale cittadino, soprattutto sia per noi come amministrazione comunale, ma anche per i fruitori di quello che sarà questo evento che si terrà al piazzale Michelucci dell'Aurum per il mese di luglio e al porto turistico per il mese di agosto. Rimaniamo a Pescara, presentata questa mattina a Palazzo di Città, la notte dello shopping in programma per questo sabato. Sicuramente sarà una notte dello shopping molto interessante, in primis perché, come tutti sapete, i dati sull'afflusso turistico a Pescara sono dei dati davvero entusiasmanti. Stiamo battendo qualsiasi tipo di record anche rispetto all'anno scorso, che eravamo andati fortissimi. La città nei fine settimana scoppia di persone che vengono da tutte le parti d'Italia e comunque dalle altre province, quindi innanzitutto avremo tantissime persone a Pescara e noi speriamo che questo sia un dato positivo per le attività produttive, per il commercio, perché possa finalmente ripartire in tranquillità. Il Comune accompagnerà questa ripartenza con delle misure che chiaramente tengono da un lato conto del rispetto dell'esigenza sanitaria. Voglio ricordare a tutti che siamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria fino al 31 luglio, quindi bisogna fare attenzione, ma dall'altro cercherà di agevolare al massimo tutti coloro che verranno qui a Pescara. E una delle misure più importanti che abbiamo potuto cogliere, anche grazie all'aiuto dell'assessore Luigi Alboremascia, è stata quello proprio di dare la gratuità dei parcheggi nell'area di risulta, quindi chiunque verrà a Pescara potrà fare shopping sotto le stelle, potrà visitare i nostri negozi, mangiare qualcosa all'aria aperta e potrà anche per questo sabato, per questa domenica, non pagare il parcheggio e quindi risparmiare qualcosa che speriamo poi possa incentivare ancora un ulteriore afflusso nella nostra città. Come giustamente sottolineava Assessore, questa è la prima vera, reale occasione per gli esercenti della nostra città di ripartire dopo l'emergenza sanitaria. Assolutamente sì, questa è la prima grande occasione per risollevarsi dopo un periodo davvero difficile. I commercianti sperano tanto in questo momento ed come voi tutti sapete c'è stata anche una discussione sull'anticipare o posticipare la data dei saldi, ma chiaramente si è arrivati tardi e tutti volevano che la data dei saldi rimanesse questa, perché chiaramente con il fatto che i prezzi possano essere scontati è un ulteriore incentivo a spendere nei nostri negozi. L'invito che l'amministrazione fa è quello di spendere nei negozi di vicinato, cioè quelli della città, perché voglio ricordare a tutti che oggi avere una città piena di negozi che illuminano le strade è anche, oltre che essere bello, oltre che essere importante per la città perché diamo posti di lavoro, ma è anche, dà anche una grande sicurezza, perché pensare a una città vuota con le vetrine spente, insomma, oltre ad essere chiaramente una città brutta, desertificata, è anche una città poco sicura, è una città con grosse problematiche per quanto riguarda gli incentivi del lavoro.
Una notizia appena giunta in redazione, numerose squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi che nella tarda mattinata si sono sviluppati in più aree del pescarese. I roghi, alcuni dei quali secondo le prime informazioni piuttosto estesi, stanno interessando le campagne di Alanno, Manoppello, Letto Manoppello e Loreto Aprutino. Si è alzato in volo anche l'elicottero che al momento sta lavorando a Manoppello. L'incendio si sarebbe sviluppato in una zona non distante da alcune abitazioni, una notizia ricorrente tutte le estati con le alte temperature, anche se sono in corso indagini per accertare le cause di questi incendi. Siamo raggiunti alla pagina dello sport, partiamo dal calcio. Il 10 luglio vecchi e nuovi biancazzurri torneranno al lavoro al Poggio degli Ulivi. Tante le trattative intavolate sul mercato, facciamo il punto nel servizio. È già partito il conto alla rovescia per l'avvio della nuova stagione del Pescara. Il 10 luglio, dopo le rituali visite mediche, vecchi e nuovi biancazzurri si radunerano infatti al Delfino Training Center di Marina di Città Sant'Angelo per iniziare a sudare agli ordini del neo allenatore Gaetano Auteri, che nei prossimi giorni sarà presentato al pari del direttore sportivo Luca Matteassi. Da poche ore c'è stato il via ufficiale al calciomercato, tante le voci come da tradizione che riguardano il Delfino sia in entrata che in uscita. Fra i giocatori più richiesti c'è il terzino romano Edoardo Masciangelo, che piace all'Ascoli ma anche all'estero. Il Pescara è disposto a cedere il laterale di difesa ma a titolo definitivo. Asse caldo con il Monza per l'attacco piace l'attaccante Ettore Gliozzi, classe 95, di proprietà della società Brianzola, che ha in organico anche un altro giocatore finito sul taccuino dei dirigenti abruzzesi. Si tratta del difensore 26enne Stefano Negro. Sempre per la difesa restano caldi anche i nomi di Luigi Carillo, svincolatosi dalla Casertana, Stefano Scognamillo, ex Catanzaro ma di proprietà dell'Alessandria, e Julian Ilianes della Fiorentina. Ma bisognerà soprattutto sfoltire come da tradizione, con un organico che conta oltre 20 calciatori sotto contratto, alcuni dei quali con ingaggi anche elevati. L'ultima parola sulle uscite sarà però di Gaetano Auteri, che ha già bloccato la partenza che sembrava quasi certa di Mirko Drudi. E quindi iniziano a delinearsi gli asset per la prossima stagione. Andiamo in Serie D. Dopo la finale persa nei playoff contro il Pineto, rompete le righe in casa Notaresco col tecnico rossoblu Epifani, che presto si siederà al tavolino con la società per pianificare l'eventuale permanenza e i programmi per la prossima stagione. Ascoltiamolo. Domani è già futuro, posso chiederti il futuro di Massimo Epifani qual è? Il futuro adesso è staccare la spina, perché è stato duro, un anno durissimo, e quindi abbiamo bisogno tutti di riposo. Sicuramente nei prossimi giorni parlerò col Presidente, vediamo un po' quello che vorrà fare la società, perché poi se io rimango qui bisogna continuare un percorso e quindi riconfermare dei giocatori, fare un'altra bella squadra che possa lottare fino alla fine per cercare di fare qualcosa di importante, e quindi significa continuità. E vediamo nei prossimi giorni col Presidente che cosa verrà fuori. Anche perché l'anno prossimo, 2022, saranno 10 anni che un abruzzese non vince il campionato di Serie D. Non so se ci hai fatto un pensierino a questa cosa qui. Ma guarda, io ci avevo fatto pensierino anche quest'anno. Prima che ci venisse il Covid io credevo che questa squadra poteva veramente dar fastidio al campo basso. Ce l'abbiamo messa tutta, e se noi andiamo a vedere i numeri di questa squadra, togliendo i due scontri diretti dove l'abbiamo persi, questa è una squadra che a fine 3 partite alla fine ha fatto più punti del campo basso, e non è un numero da poco, perché poi i numeri del calcio valgono. Purtroppo le 2 partite, per un episodio all'andata, per il Covid al ritorno, non eravamo all'altezza al ritorno della partita con il campo basso. Questo è il più grosso rammarico, però credo che questa a numeri alla mano io sono orgoglioso, l'ho detto ai ragazzi, mi sono abbracciato 1-1 perché sono stati fantastici tutto l'anno, e oggi vederli tristi per una prestazione del genere, gli ho detto assolutamente no, perché una squadra che crea tante palle gol, crea tutto questo che ha fatto ad oggi, deve essere orgogliosa e stare a testa alta.
Restiamo in Serie D, il Castelnuovo Vomano comunica che anche per la prossima stagione la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Guido Di Fabio, l'esperto allenatore. Quindi dopo la grande vittoria del campionato di eccellenza, un campionato tra le protagoniste alla prima esperienza del club neroverde in Serie D, sarà quindi per la terza stagione consecutiva alla guida del Castelnuovo Vomano. La conferma di Guido Di Fabio è la miglior scelta che potevamo fare per il ruolo di allenatore, commenta il presidente Giancarlo Di Flaviano. In questi due anni con noi ha dimostrato ulteriormente il suo già noto valore e siamo sicuri che anche nel prossimo campionato ci saprà condurre al meglio verso nuovi importanti traguardi. La società annuncerà nei prossimi giorni anche il nome del nuovo direttore sportivo per poi procedere alla costruzione della rosa per il campionato di Serie D che inizierà il prossimo 19 settembre. Cerca di divincolarsi. E ora una notizia che arriva dal mondo della pallanuoto: Pescara Pallanuoto Salvo, club acquatico invece più vicino alla promozione in A2, e questo è il responso delle due gare disputate nella serata di ieri dalle due formazioni pescaresi. Il verdetto definitivo è arrivato dalla piscina di Bologna, dove il Pescara di Di Fulvio, dopo la vittoria per 10-9 all'andata, ha superato per 10-5 la Reggiana in gara 2 dei playout. Al suono dell'ultima sirena è scoppiata la gioia liberatoria a bordo vasca, come ci si immagina, con gli abbracci tra giocatori, allenatori e dirigenti. Il Pescara anche nella prossima stagione giocherà in Serie B. Serve invece un ultimo sforzo al club acquatico. I ragazzi di mister Bocchia hanno battuto ancora il Piacenza per 15-7, già sconfitto in gara 1, e conquista la finale per l'accesso alla serie A2 maschile di pallanuoto. Se la prima partita dovesse essere considerata una sorpresa, ieri sera nella piscina di Chieti le calottine Orange hanno confermato e a tratti dominato. In finale il club acquatico troverà l'ostacolo President Bologna. Sabato 10 luglio la prima si giocherà proprio a Bologna. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle ore 19, vi ricordo l'appuntamento per questa sera alle ore 21 con Velò, la trasmissione dedicata al mondo del ciclismo con Luciano Rabottini e Jacopo Forcella. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.